Allora, è con grande piacere, caro David, che ti presento un personaggio che ha un nome e un cognome, naturalmente. Si chiama Max di nome, Gaetano di cognome, dunque non ti confondere, Max di nome, Gaetano di cognome. D'accordo. Cioè Gaetano, che sembra un nome, in realtà è un cognome, come Rino Gaetano, no? Che dicono mi assomiglia. Stai scherzando. Il quale possiamo definirlo fruttariano, dunque di conseguenza animalista e anche attivista del Movimento 5 Stelle, a tempo perso, ma insomma, come se vogliamo aggiungere anche questa caratteristica. Caro Max, buonasera. Buonasera a tutti e due. Come stai? Bene, tu come stai? Beh, combatto, ma sai Parenzo, quando abbiamo sentito, non dico per radio, ma sai con chi era Max una volta? Con chi era? Era con Mandarà, quando hanno fatto una specie con di... chi, scusami? Con il signor Salvo Mandarà. Quando hanno fatto... amico, scusa, Mandarà, già... il tuo amico Mandarà. Sì, no, già oggi abbiamo avuto un signore che è un Zappacosta che... Ma che c'entra Zappacosta con Mandarà? No, dico già oggi abbiamo avuto un Falchetto. No, ma che c'entra? L'abbiamo adesso anche Mandarà. Sei confuso come al solito. Dai, sei confuso. Lui no, dico, ma no, tutti questi personaggi minori, no, questo intendevo. Cioè, lui è un personaggio, è un grande personaggio. Mandarà è un personaggio della serie A. Mandarà, stai dicendo. David superiore invece, no, giusto? No, no, per carità, anzi. Allora, l'abbiamo sentito perché anche lui fa parte di quel gruppo di persone che andavano a protestare al Bilderberg, di fronte, sì, certo, al Bilderberg. No. C'era anche il signor Max Gaetano. Sì. Però, Max, Max Gaetano, che cosa vuol dire? Chissà quelli del Bilderberg dicono che c'è il signor Max Gaetano fuori che protesta. Oh, terrible. Sì. Beh, c'erano anche giornalisti del The Guardian, no? Conosci The Guardian? Ma hai sentito The Guardian? Nominare? Sì, non ho sentito nominare. Cioè. Senti, Max. No, ma immaginavo quelli dentro. Sai che secondo me lui che ci odia, secondo me non ci sopporta, rispetta più me di te. Sì, cioè, secondo me alla fine rispetta più Giuseppe Cruciani che David Parenzo. Questa è la mia impressione. Max, sono cose riservate che non ti posso dire. Beh, riservate, adesso non esageriamo. Senti una cosa, ma fruttariano cosa vuol dire fruttariano? Ecco, fruttariano vuol dire che togli anche i cadaveri vegetali, anche i semi, che sono uova fecondate. Questo dal punto di vista scientifico sono banalità che Davide dovrebbe conoscere. Cioè, non ho capito che cosa è, cioè le uova sono... Cioè i semi che sono? Quando Davide si sfonda di pane e pasta pizza sta mangiando il grano, che è un seme, che è un cibo per galline. Cioè i granivori mangiano i semi, no David? Sei d'accordo? Sì, non sono, che sarebbero embrioni fecondati, i semi? Sì, molto più di un uovo che esce da una gallina. Cioè io se guardo un seme devo dire, cioè, devo pensare che è un embrione. A livello biochimico sì, così. Cioè come gli embrioni di una donna incinta? Sì. No, ma dai Max, non ci posso credere, tu pensi che un seme... Se vai in facoltà sono banalità. Come non fatto sono che... banalità, non sono banalità. Come il fatto che hanno un milione di tossine per seme, la pianta non è scema, è suo figlio, ci mette fino a un milione di tossine, si chiamano fitotossine metaboliche. Cioè la pianta è un essere vivente, secondo te? No, non è che secondo me, già Darwin aveva ipotizzato che avessero il cervello nella radice, negli apici radicali. E dunque, secondo te una pianta è uguale a Parenzo, per esempio? Cioè ha lo stesso valore di Parenzo una pianta? Non offendiamo le piante che esistono da miliardi di anni e che sono il 99.5% della biomassa. Questo c'ha ragione. Cioè, secondo te, se uno vuole essere veramente coerente, cioè il vegetarianesimo è una stupidaggine, cioè una roba da radical chic. Ma può essere una transizione, ma il vegetarismo e il veganismo sono... Non siamo certo una mucca che siamo erbivori, no? Sono cose... di transizione. Cioè, se uno vuole essere veramente coerente, quando uno dice l'essere umano è uguale a una pianta, uguale, e sono tutti uguali, no? Gli esseri umani, dovrebbe essere come te, cioè dovrebbe essere fruttariano. Certo, anche perché la parola pianta non vuol dire nulla, perché Aristotele disse che siccome la schiacciavi con la pianta del piede è una pianta, ma tutti gli esseri viventi sono dotati di quello che chiamano... Cioè scusa, tu in un prato non ci vai, non lo colpesti un prato? No, vabbè, quelle sono cose termiste, a parte che l'erba è elastica e fatta apposta per essere calpestata. Ma se tu dici che ha l'anima anche un prato, non lo dovresti calpestare? È fatta apposta per essere calpestata, perché è elastica e quel calpestio le dà... E quella la uccide anche, una pianta che tu non puoi toccare perché muore. Parenzo, come al solito, al radio ti si sovrappone, vabbè, cosa dobbiamo fare? No, dimmi Max, qual è una pianta che tu non uccidi, cioè non colpisci, perché non fai morire perché la consideri uguale all'uomo? Sono curioso. No, vabbè, tutte le piante, l'insalata, qualsiasi pianta. Cioè, se io mangio l'insalata ammazzo qualcosa, dici? Guarda, lo dice la neurobiologia vegetale, è una branca. Cioè, io che mangio l'insalata spesso e sto commettendo un omicidio mentre mangio l'insalata.
Vabbè, solo che a livello di impatto ambientale è inferiore, no? Perché come Parenzo saprà, quando mangi Parenzo, la carne, un chilo di carne, ma se ne fotte personalmente di queste cose. D'accordo, dillo a tutto il mondo ambientalista che sono 15.000 litri di acqua, niente, un chilo di carne, sono 15.000 litri di acqua. Ma ho capito, io continuerò a mangiare carne, poca ne mangio, ma continuerò a mangiare, sì, dovrò rompere le palle. Dicono tutti così, poca. Caro Max Gaetano, dimmi. Io scusami se ti do questa grande delusione. Sentiamo. Ma continuerò a mangiare carne e anche pesce più della carne, per la verità. E ti chiedo scusa, stasera vado a casa e c'è un branzino al sale, ad esempio. Lo mangio e me ne fotto. Tutti, ma non me ne frega niente di spaventarti. Voglio mangiare in pace, bermi un bicchiere di vino e mangiarmi il branzino al sale senza uno che mi rompa i coglioni. Poi dopo puoi dire quello che ti pare, ma benissimo. Siamo in radio, siamo in pubblico, dovrai dire che 105 metri quadrati di foresta vanno via con un chilo di carne. Hai paura di dirlo? Pesce? Diciamo, il pesce? Benissimo. Il pesce non è fra un altro tipo di danno ambientale, dato che si stanno depauperando i mari. Grazie ma secondo te pescare un branzino eccetera eccetera è un omicidio? È come se Parenzo lo soffocasse, dato che quando lo tiri fuori il pesce soffoca. Non può essere la stessa cosa. Sì, non può che lo uccidi. Non offendiamo i pesci paragonando le Parenzo. Sono andato a pescare un sacco di volte. Cioè, secondo te io con quello che dico sulla caccia, sulle cose, che cosa merito nella vita? Cioè, che cosa... Sono amici animalisti texani che gli piacerebbe che tu fossi residente in Texas, no? Dato che sai cosa c'è in Texas. Che pena di morte. La sedia elettrica c'è in Texas, amico mio. Cioè, veramente tu pensi che mangi carne, Giuseppe, non per quello, perché propagandi il carnismo, che è un'istigazione all'olivore. Non propagandare il carnismo, cioè, sono le 20:40. Scusami, non mi voglio arrabbiare, oggi me l'ero riproposto, l'avevo anche messo a casa. Non arrabbiare. Propagandare il carnismo. Il carnismo. No, ti assicuro che io, tra l'altro, non propagando il carnismo, cioè sono a favore di mangiare la carne, mangiare il pesce, eccetera, e anche della caccia e anche di cose che dei circhi che tu odierai sicuramente, però non faccio propaganda, quando te ne vieni con la carne del macellaio in diretta streaming, quella è un'altra cosa, quella è una controcampagna, le provocazioni? No, è una controcampagna, guarda che la provocazione la fa la Lab, che vogliono eliminare il coniglio dalla tavola degli italiani, io faccio una controinformazione e fanno bene, e invece per me fanno male, infatti per dimostrare che fanno male mi mangio il coniglio in diretta e faccio succedere un casino, come ho fatto. Bene, ma esistono gente che mangia gli uomini, perché non vieni con un uomo tagliato? Non dimmi che mangiare il coniglio è come mangiare un uomo, non lo puoi dire, dai. Ma dimmi tu dov'è la differenza. Animale vuol dire che ha lo spirito, il soffio vitale vuol dire. Ce l'ha ma tu, fruttariano, allora che frutta mangi? Perché non tutta si può mangiare, allora, tutta la frutta? Sì, non tutta la frutta si mangia. Tieni conto che Parenzo non lo saprà, ma ci sono 240.000 tipi di frutta al mondo. Ma non è solo Parenzo. Che cos'è che si può mangiare secondo la tua filosofia? C'è solo quel 2% che è il commercio, ma di quel 2% che è commestibile ce n'è un tipo che è cancerogeno 31 volte più della carne, ovvero la frutta acida detta frutta killer, cioè? In particolare l'arancia, che Parenzo sicuramente l'arancia provoca il cancro. Spremuta d'arancia hanno 31 volte più poliammine, la cadaverina e la putrescina, 31 volte più della carne che l'OMS. Noi siamo abituati a svegliarci a prenderci una bella spremuta di arancia, certamente. Signor Max Gaetano, per carità, magari ha ragione lui, ci sta dicendo che 31 volte più cancerogena della carne. Metti che Parenzo ha un tumorino piccolino che non gli rompe il cazzo, cioè, metti che magari capiti a te, mettiamo mattina, così come esempio, metti che ti capiti a te, fammi sentire, dai Parenzo, parlami solo perché il radio sei un fallo parlare prima, dai. Allora 31 volte, hanno cadaverina e putrescina, sono cancerocinetici, si dice, e questa fonte PubMed che gli amici di Parenzo medici scattano sugli attenti, si dice PubMed, una roba incredibile, dai. Senti, ma tu a che gruppo, di che gruppo fai parte? Gruppo degli anti-nazi cruciani, cioè, capito? C'è un gruppo. A parte Parenzo, chi fa quanto mi odiano i vegani? Dimmi la verità, quanto mi odiano? Ma da quando hai fatto la roba del coniglio, bellissimo. Un odio. Ma perché sei attivista 5 Stelle? In tutto questi 5 Stelle che c'entrano nel partito dove 5 Stelle è l'unico movimento al mondo che propaganda Cowspiracy, che Parenzo saprà essere il più importante documentario sull'impatto ambientale. Assolutamente, carne. Non guardo altro io. L'abbiamo mandato al Parlamento europeo, alla Camera, lo manderemo in Regione. No, quello è vero. I 5 Stelle sono praticamente un movimento pro-vegano, pro-vegan. È un movimento ambientalista. Nel momento in cui vedi cospire, se sei ambientalista, devi per forza. Quindi Grillo non mangia la carne.
No, adesso guarda lo sbucciato. Poi girano voci che si stia dicendo. Girano voci che Casaleggio come Silvio è vegetariano. Cioè, sei sicuro? Perché Casaleggio che oggi avete... abbiamo parlato a lungo di questa cosa, che non so se ti faccia piacere il fatto di il fratello Silvio che il tuo fratello Silvio praticamente, no? Allora, io chiamare... sono anche milanista, quindi non è che posso odiare. Cioè, hai Silvio, due cose insieme a Berlusconi praticamente, due cose insieme. Sì, sì, ma, cioè, ma chi per 80 anni hai qualcosa contro che lui possa togliere la carne a 80 anni? No, ma per carità, mi sembra una roba un po' penosa, devo dire. Vabbè, scusa, penosa. Parenzo, ho tolto l'eroina l'altro ieri, qua, perché non dovrebbe Silvio togliere la carne oggi? Ma scusa, tu poi naturalmente crederai anche alle scie chimiche e sì, tutto il resto, no? Beh, il generale Mini ha parlato di geoingegneria, che fai? Tu ne sai più del generale Mini? No, ma tu dici sei a favore, se pensi che alle scie chimiche, cioè ci credi a questa cosa qua? Da quando ho sentito il generale Mini parlare di geoingegneria, qualche dubbio me lo sono posto, no? Ti ho chiesto, esistono le scie chimiche che danneggiano l'ambiente? Sì, te l'ha detto, sì, sì, certo. Sì o no? Sì, 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 dato che sì. Cosa c'è di altro? Non solo il generale Mini, ma anche tutti i russi hanno fatto, a parte che è notorio che le Olimpiadi di Pechino hanno usato. Ma tu potresti stare con una non vegetariana, non vegana, scusa, non fruttariana? Difficile, no, dato che cambia l'odore della patata. Ah, cambia l'odore veramente? Sì, sì, passa dall'acido all'alcalino. So che voi sarete abituati alle Carlatica acida, quindi per voi è un piacere, ma sappiate che l'acido... Un altro orrore inglese, amico tuo, questo. No, Max, ci stai dicendo che l'odore della figa di una vegetariana, di una fruttariana, è nettamente più denso, com'è? Più dolce. Il contrario di acido è alcalino, quindi diventa sì, anche più dolce. Più dolce. Ma tu non hai mai veramente leccato... Ma una vegetariana, sì, può dare, ma non ho notato, francamente non ho notato la differenza, Max. No, vegetariana non ho notato poco la differenza. Ti posso una vegana fruttariana non le mai leccata? Sì, può darsi di sì, ma non me lo ricordo, non gliel'ho chiesto. Non ci credo, dai, non dire balle. Ma comunque ti assicuro che, ragazzi, qui stiamo sviando dal problema principale, che è uno solo. Lo fanno meglio o no i vegani, i fruttariani? Sì. Lo fanno talmente meglio che c'è un vegan gigolò quasi fruttariano che ti vuole sfidare in una gara di durata. Verrà intervistato dal tuo amico Lambenedetto, anche lui aderente alla setta dei nazi crociani, no? Anche il tuo amichetto Paragone è un nazi crociano. Allora, il vegan gigolo, io non sono amico di Paragone né di Lambenedetto, sono persone che conosco. Paragone è vegano, no? Vegan gigolo. Vegan gigolo, Antonio Iannantuono, lui non si vergogna, non si nasconde. Antonio Iannantuono è un vegan gigolo. Ma chi è sta gente, ragazzi miei? Ma di che cosa state parlando? Ma chi sono queste persone? Non riesco a googolarle da quanto sono ignorante. Non esistono neanche nella rete. È un vegan gigolò. Come si chiama questo qua? Antonio Iannantuono. Antonio, ma chi è sta gente? È importante, perché tu devi sapere che il frutto di base dei fruttariani è la mela rossa. Cioè, cosa mangi tu? Tutto il giorno a mele. Ma io non lo so. Faccio una cena detta sequenziale, dove inizio col melone, poi vado avanti con la frutta ortaggio, dato che a parte ad agraria, a parte i frutti rendoli, nessuno sa che la verdura è un frutto, in realtà la maggior parte. Cioè, allora che mangi? Mele poi? Tutto il giorno a mele, poi arrivo alla cena, faccio la sequenza con melone, un'insalatona fruttariana, fatta di pomodori, peperoni, cetrioli, eccetera, poi degli spaghetti di zucchine dopo fatti con padella. Ma spaghetti di zucchine, no, non mangi solo la frutta. E la zucchina, purtroppo Parenzo non lo sa, ma è un frutto. È un frutto. I nutrizionisti non lo sanno, perché abbiamo dei medici che vanno da quello che mangia sto cazzo di Max Gaetano. Posso dirti, con tutto rispetto, non mi dire in male, ma posso dire che non me ne frega niente. Comunque, la cosa principale è giornalista da vita, l'ormadio non frega niente. Ma non mi interessa cosa mangia Max Gaetano, non è una colpa. Il Pulitzer alla Davide, che non frega niente. Ma non è il Pulitzer, ma non me ne frega niente. No, Max Gaetano mi sta molto simpatico, cioè ovviamente sono totalmente all'opposto di quello che pensa lui. Ma no, ma come detto questo, l'unica cosa fondamentale che questa sera ho imparato è che esiste un vegan gigolò che si chiama Antonio Iannantonio. È Poltoni che vuole sfidarmi a una gara di durata sessuale per dimostrare che gente salta fuori o no. Tutti adesso però, perché mi sapete, siete d'accordo qua? Io per carità. Ciao Max, a presto, ciao. Andiamo Camillo. Max Gaetano. Ragazzi, è una roba incredibile proprio.